Anche quest'anno la parrocchia di San Michele Arcangelo, che dà il nome ad un intero ed antico quartiere di Nicosia, ha organizzato il Grest 2016, iniziato il 13 giugno e terminato il 1 luglio. La parola Grest sta per gruppo estivo, anche grande estate. Il Grest è un'esperienza che si svolge nel primo periodo dell'estate, un momento di crescita rivolto ai ragazzi e ai bambini delle elementari e delle medie, dai 6 ai 12 anni, che insieme ai parroci, al gruppo di animatori del gruppo Giovani San Michele Arcangelo, promuove un'esperienza significativa di vita e di amicizia. E proprio a conclusione di questa esperienza si è svolta nel quartiere di San Michele Arcangelo la festa per la conclusione del Grest parrocchiale. Diversi sono stati i momenti che hanno caratterizzato il pomeriggio e la serata di festeggiamenti. Dopo il saluto iniziale di Arianna De Luca, conduttrice della serata e organizzatrice del Grest insieme a Concetta Isaia, è stata celebrata una messa nella chiesa di San Michele Arcangelo alla presenza dei bambini e dei ragazzi. A seguire lo spettacolo nella piazzetta con varie esibizioni canore e di ballo da parte dei partecipanti al Grest con gli strumenti e le basi musicali fornite da Salvatore Agorzino. Ma sono stati tutti i ragazzi del gruppo giovani della parrocchia che devono essere ringraziati per la passione e lo sforzo profuso in questo evento. Dopo le premiazioni, un rinfresco e il taglio di una torta hanno concluso la festa. Alla manifestazione hanno preso parte il sindaco di Nicosia Luigi Bonelli e l'assessore Ivan Bonomo.